sono privati del trasporto pubblico e costretti ad utilizzare unicamente i propri mezzi per gli spostamenti casa-lavoro. Le due regioni intervengono rapidamente per garantire un diritto universale. E l'appello lanciato dai segretari della CGIL, della FILT, CGIL d'Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri e Franco Rolandi, i quali chiedono un incontro urgente ai presidenti, agli assessori, alle attività produttive, politiche del lavoro, politiche sociali delle due regioni. In merito ai problemi e ai disagi di 460 lavoratori abruzzesi e molisani che operano nel centro di distribuzione Amazon di San Salvo, è davvero paradossale che un colosso internazionale dell'e-commerce quale Amazon e le istituzioni invitate presenti in pompa magna al taglio del nastro di lunedì scorso non si siano posti il problema di dover garantire da subito il trasporto pubblico in grado di ridurre ai dipendenti gli ingenti costi del carburante, preservando al tempo stesso anche l'ambiente in un contesto storico nel quale lo stesso governo è intervenuto di recente prevedendo incentivi e bonus per chi utilizzi la mobilità collettiva, evidenzia il sindacato. Come potrebbe essere risolto a breve questo problema? Il problema è facilmente risolvibile dal nostro punto di vista, dal momento che il polo nuovo, il polo logistico Amazon incide su un territorio dove sono già presenti delle realtà industriali, penso alla Pilkington, penso alla Denso, e queste fabbriche sono già assistite dalla regione attraverso appunto un adeguato sistema di trasporto. Ci sono già dei vettori di trasporto che assicurano il collegamento casa-lavoro e quindi danno risposte al cosiddetto pendolarismo operaio. Quindi noi crediamo che al tempo stesso il polo Amazon, che è dislocato nei pressi, diciamo, di queste altre industrie, possa essere servito ugualmente dagli stessi vettori che assicurano attualmente il servizio.